lavoro non si è mai interrotto, abbiamo lavorato durante tutto il mese di agosto, abbiamo voluto oggi sottoscrivere assieme al Presidente Cantone un documento dove sono indicate le linee guida che abbiamo scelto nella città di Roma per verificare la correttezza e la trasparenza di tutti i lavori che verranno eseguiti per il giubileo straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco. Noi abbiamo ripreso le stesse linee guida che avevamo fatte per Expo, che individuano i criteri attraverso cui noi attiveremo i controlli sugli atti e che ovviamente devono essere più veloci possibili per evitare di perdere tempo, perché il tempo è pochissimo. Ma probabilmente riusciamo a fare tutto con la massima trasparenza. Io sono fiducioso di questo, anche perché siamo insomma parecchi impegnati in campo. Io penso che le cose siano cambiate veramente e Roma, per quanto possibile, sarà immune da infiltrazioni sicuramente mafiose, spero anche da infiltrazioni corruttive, che quelle sono un pochino più complicate da combattere. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi.